risolvi graficamente la seguente equazione, radice quadrata del modulo di x uguale a x più 1. Questo è un esercizio ancora riguardante le equazioni razionali risolvibili graficamente, ma tratto dal testo intitolato Lezioni di matematica per il triennio, volume 3, della ETAS. Lamberti e Merenanni sono gli autori, con tanto di gesto per indicarvi che drizzate le antenne, perché questo testo è sempre un testo più complicato rispetto a quello degli autori Massimo Bergamini, Anatrifone e Graziella Barozzi. Anche in questo caso dobbiamo ripetere sempre il suo discorso. Ovviamente direi di concentrarci sulla rappresentazione grafica di y uguale radice quadrata del modulo di x, che non abbiamo ancora rappresentato in questo caso. Condizioni di esistenza, cosa possiamo dire? Beh, sempre le solite. Di sicuro dovremmo dire che il modulo di x è maggiore o uguale di 0, intersecato con y maggiore o uguale di 0, come abbiamo fatto nei precedenti video. Però, vabbè, y maggiore o uguale di 0 siamo d'accordo. Quando è che il modulo di x è maggiore o uguale di 0? Direi la soluzione è x uguale 0, perché il modulo di x è sempre positivo e si annulla quando x è 0. Quindi qui io metterei come condizione che x sia 0. X uguale 0, quindi tutti per ogni x uguale 0, no? Direi che rispondere così. Intersecato con y maggiore o uguale 0, non so, ma nel frattempo vado a prepararmi a disegnare il mio solito sistema di riferimento ortogonale, o x, y, eccolo qua, che non ci facciamo mai mancare, e a questo punto eleverei al quadrato da una parte all'altra. Il quadrato della radice del modulo di x rimane il modulo di x uguale a y quadro. Ah, questa è bella a questo punto. Per questa sì che è una parabola, ma modulo di x uguale a y quadro, che vuol dire che le parabole sarebbero due, cioè vuol dire che x è uguale più o meno y quadro. Cioè, per meglio dire, x è uguale a y quadro se x è maggiore o uguale di 0, maggiore di 0, meno y quadro se x è negativo. Va bene, scrivere lì al posto di quello che è. Quindi, occhio che abbiamo una funzione cosiddetta a tratti, funzione poi del tipo x uguale g di y, tra virgolette, no? Quindi x è uguale a y quadro, se x è maggiore o uguale di 0, meno y quadro, asimmetrica se x è negativo. Occhio che dobbiamo però tenere presente anche quelle, tipo, di quelle condizioni lì, cioè dobbiamo tenere presente che in un caso che comunque siamo siamo di sicuro nel primo e secondo quadrante, perché y è maggiore o uguale di 0, che vuol dire eliminare tutto quello che sta al di sotto della retta y uguale a 0, che è l'asse delle x, quindi su questo non ci piove. E poi bisogna prestare attenzione, perché attenzione che x uguale dunque x disegniamo x uguale y quadro e x uguale meno y quadro. Beh, sono entrambe parabole avente vertice nell'origine, asse di simmetria, entrambe coincidenti con l'asse delle y, chiuso con l'asse delle x ovviamente, x uguale a y quadro, asse di simmetria coincidente con l'asse delle x, ma una avente concavità rivolta verso l'alto, x uguale y quadro, uno è il coefficiente che vuol dire y quadro, l'altra invece è la simmetrica avente concavità rivolta verso il basso. Ora, cancellata la parte di sotto, occhio che x uguale y quadro è questa, concavità rivolta nel verso, verso l'alto ovviamente, nel verso dell'asse delle x, l'altra invece è questa, no? Perché c'è una chiara simmetria, perdonatemi, non sono proprio, vabbè, insomma. Ovviamente non ci interessano le due parti di sotto. Per y minore di 0 mi sembra evidente, questa l'ho corretta. Facciamo che sia così, un pochino più, adesso non è importanza l'inclinazione, poi ve lo faccio vedere qui con il software GeoGebra o GeoGebra, come preferite. Chiaramente questa qua per x minore di 0, questa qua per x maggiore o uguale di 0. Fatto questo, manca la retta. Beh, y uguale x più 1 è una retta che ha intercetta pari a 1, passa per il punto meno 1, 0, è una retta che diciamo può fare così. Che interseca solamente questa parte qua, ovviamente interseca tutta quanta y uguale radice di modulo di x in questo punto. Come si fa a vedere che punto sia? Beh, è un punto sicuramente negativo, meno 0 qualcosa, questa è l'origine. Per vederlo, quindi l'interazione è una sola, un valore alfa negativo, compreso fra meno 1 e 0 se volessimo dirlo, se volessimo stabilire esattamente che punto sia, che punto è la scissa, cioè la soluzione di ascissa, basterà risolvere l'equazione, come abbiamo già visto altre volte. Elevando al quadrato una parte all'altra rimane il modulo di x dalla parte sinistra uguale il quadrato di x più 1, quindi x quadro più 2x più 1. Eccola qua la nostra
equazione con valore assoluto, è chiaro che questa la possiamo dire, possiamo discuterla per x maggiore o uguale di 0 e per x minore di 0. Chiaramente io considererei il caso di x minore di 0, visto che siamo nel semiasse negativo delle x, quindi scarterei questa e quindi al posto del modulo di x metterei solamente meno x, no? Questo sarebbe x uguale x quadro più 2x più 1, ma non avrebbe senso perché staremmo dicendo che x è positivo o falso, perché siamo, l'abbiamo visto graficamente, siamo nel secondo quadrante, quindi nel semiasse negativo delle ascisse. Quindi siamo nel caso x minore di 0, quindi avremo meno x uguale x quadro più 2x più 1. Porterei meno x dalla parte destra per ottenere la seguente equazione di secondo grado, che è x quadro più 3x più 1 uguale 0. A questo punto direi che qua è arrivato il momento di mostrarvi con GeoGebra questo bellissimo grafico. L'intersezione sta appunto nel secondo quadrante, ascissa negativa meno 0 qualcosa ordinata, non so chi sia, ma non ci interessa in questo caso perché vogliamo la soluzione. Risolviamo applicando la regola risolutiva con l'equazione di secondo grado x quadro più 3x più 1 uguale 0 e avremo appunto questo valore. Nel testo dell'autore Lamberti Minolani mi dice, ve lo dico subito, ve lo posso rivelare, è un radice di 5 meno 3 fratto 2. Vediamo se è così. X 1, 2, ovviamente prenderemo il valore solamente negativo, meno 3, meno b, più o meno radice di 5, 9 meno 4, fratto 2. E in effetti prendiamo non meno 3, meno radice di 5 mezzi, che è un valore molto negativo, che sta più in qua, prenderemo invece quello sempre negativo, ma chiaramente radice di 5 è un valore più piccolo chiaramente meno 3. Più radice di 5, visto che radice di 5 è sicuramente più piccolo di 3, è un valore comunque negativo, ma che sarà meno 0 qualcosa, visto che è fratto 2. Quindi il valore da prendere è un x uguale meno 3 più radice di 5 tutto fratto 2. Non fate ingannare dal fatto che c'è il meno, l'altro valore è un valore che è non meno 0, ma sarà meno 2, meno 3, meno 2, qualcosa, meno 1, qualcosa. Se lo volete sapere, ve lo dico chi è. La radice di 5, vi dico subito, essere un 2,23, se la sommate a 3 e la dividete per 2, vi viene un meno 2,61, vi dicevo. Quindi valore che non c'entra niente, qua si capisce che questo è un valore compreso fra ovviamente meno 1,0, anche per questo è il punto proprio meno 1,0. E quindi ecco la soluzione, che è questa, che vi confermo essere pure quella del testo: x uguale radice di 5 meno 3 fratto 2, che è un valore negativo, comunque compreso, ripeto, tra meno 1 e 0. Ecco qua.